Ciao gente, io sono Xanakobi e oggi siamo su Dofus. In passato ho letto dei commenti che mi avevano consigliato di giocare a Dofus. E perché no? Per chi non lo sapesse, Dofus, penso il gioco, se non sbaglio, è ambientato prima di Wakfu, sia nella storia che proprio nelle serie animate. Come su Wakfu ci sono le varie classi, che tra l'altro sono simili in alcune parti al gioco Wakfu, come per esempio il ladrurbo. Anche lui c'ha, per chi non lo conoscesse, lui su Wakfu può evocare questa specie di robottino che può spingere gli avversari, e lo stesso può farlo anche qui, ho visto dai video. Infatti per ogni personaggio, per ogni classe, c'è un piccolo video che ti fa vedere le mosse a disposizione. E non solo, in più, cliccando per saperne di più, ti fa vedere letteralmente tutte le mosse. E rispetto a Wakfu, secondo me è un pochino più disordinato, però è più dettagliato riguardo alle statistiche. Per esempio, l'Heliotrop, che probabilmente è quello che mi piglierò, che ha tipo le animazioni molto più belle rispetto agli altri, non può evocare nessuno, mentre il Sadida può evocare, ovviamente. Alcune cose fighe riguardo ai personaggi di Dofus che ho notato è, per esempio, che lo Xelor può tipo tornare indietro nel tempo. Ho visto dal video che può tipo tornare indietro di una mossa. What the fuck? Ecco qua. Fa tornare indietro di un turno. Non ho idea, non voglio parlarne. Tanto ho già scelto l'Heliotrop qua. Su Dofus le animazioni sono più belle, penso, rispetto a Wakfu. Cioè le animazioni sono molto più dettagliate, anche però diverse. Sono tipo, non lo so, sono strane. E un'altra cosa figa e anche pericolosa che ho notato è che ci sta tipo la difficoltà Minecraft, tipo. Cioè la modalità classica, che modalità di gioco consigliato, morte non definitiva, eroico, morte definitiva contro i mostri e i giocatori. Quindi se muori, muori. Sembra tipo la scelta della difficoltà in un gioco single player, ma come sappiamo è multiplayer. Poi vabbè, ci stanno le altre, epico. Che cosa cambia tra epico e cosa? Ah, epico senza contro gli avversari, ok. E temporis, server temporaneo dalla durata di vite limitata, morte non definita, ok. Classico. Oh, morte di gioco consigliato, il tuo personaggio. No. Io voglio vivere una. Ho cliccato classico e basta. Non devo cliccare ok, va benissimo. Ok, mi ha riportato all'inizio. Scegliamo questa classe. Benvenuta, giovane anima. Eccoti nel mondo dei 12. Un mondo pacifico, protetto da 12 dei. Una terra leggendaria su cui regna la magia dei Dofus. Sei uova di drago, simboli di potenza e portatrici di speranza, fino al terribile giorno in cui furono rubate. Da allora l'armonia è perduta, elementi e mostri si scatenano. È giunto il momento. Il tuo destino ti conduce a Incarnam. Scopri il mondo. Trova preziosi alleati. Ritrova i Dofus. Diventa un eroe ed entra nella leggenda. Beh, una bella cinematica. In passato tipo avevo giocato a Dofus Touch. Non so se Dofus e Dofus Touch è la stessa cosa. E probabilmente sì. Perché non mi fa parlare? Condividi? No. Parla. È diverso come interagire con. Sì, vabbè, è ugualissimo a Dofus Touch. Tranne che per il personaggio, che mi ricordo era un cavaliere. E però sì, è uguale. Direi. Che devo fare? Ah, ok, questa è tipo l'uscita dalla zona. Poi non penso si possano tipo utilizzare tutte le mosse.
come su Wakfu ci sarà un minimo, forse si potrà utilizzare. No, sarebbe una cosa un po' strana. E vabbè, sì, mi insegna a tirare i calci, pugni e a combattere contro questo. Allora, vediamo le prime mosse che posso fare. Portale, affronto e affilizione. Affrizione. Bello. Ok, i primi equipaggiamenti che... qua, rispetto a Dofus... che dico? Rispetto a Wakfu funziona molto... stranamente diversamente. Ma sarà che io mi devo abituare a queste dinamiche? Andiamo ad affrontare il prossimo mostro, che è un Gobal. Dunque, dunque... proviamo... cos'è questa roba? Ok. Vediamo, proviamo ad evocare un portale. Qua lo strano è che il portale lo si evoca per terra, tipo. Se ci vado sopra... oh, bella questa roba. È una cosa bellina. Differente rispetto a Wakfu, ma bellino. Tra l'altro, su Wakfu, utilizzando l'arma, cioè, utilizzavi solamente quella per un turno e basta. Qui invece più volte, come se ti consumasse a più. Non c'era nulla lì dentro, vabbè. Ok, qui è strano rispetto a... i sei Dofus primordiali, per chi non lo sapesse c'è scritto tutto qua. Vabbè, ottimo per sapere cose di più riguardo a Wakfu. Insomma, al mondo, il re dio. Padre spirituale, bla bla bla. Ok. No. È troppo strano per me. Allora. Ok, sì, questo come su... coso? Su Dofus Touch. Si spawnano qua, tipo. La mappa è strana da vedere. Si può, tipo... non lo so, devo sapere tutti i tasti. Hai l'aria di un po' giovane per avventurarti fuori dal tempio. Dovresti andare dal maestro Joris. O Joris. Sicuramente ha un paio di cose da insegnarti. Fai dietro fai dietro front ed entra nel tempio. No. Digli che non... allontanati. Vabbè, fai dietro front. Oh, cosa? Ah, ricompense. Non c'era nulla. Vabbè, l'XP. Come dice di andare... ma credo interagire con... con cosa devo interagire? Schiaffeggiarsi? Oh mio Dio. Sto gioco. E nulla, devo un po' imparare. Entra nella... ah, ok, qua ci sono le missioni. Entra nella sala dei maestri, che si trova chissà dove. No, ok, questo l'avevo già detto. Ok. Dobbiamo trovare Ternetta Nihn. Ok. Ed entrare nella sala dei maestri, che si trova... qui, cioè, dietro, quindi. Ma qui mi dice di andare a sinistra. La freccia. Beh, non ne ho la minima idea. Avanti si può tornare, ok. Forse... non lo so, aspetta. Le scale, ok. Qua non ci sono scale. E andrò a fare altro, assolutamente. Qua la musica rispetto a Wakfu è più calma. E queste fiammelle tipo non sono un granché animate. È un po' strano come gioco, è un po' strano. La musica è strana.
le dinamiche sono diverse, è normale che lo trovo strano io all'inizio. E non so, di solito su Wakfu, ok, è come su Wakfu. Libro delle missioni, Almanax, vabbè anche qui ci sta il tempio dove pregare. E qua è più ordinato, forse. È figo anche. Ok, le missioni. Facciamo la missione principale, che penso sia... Non ho idea di quale sia la missione principale. Sono andato tutto velocissimamente. Bla bla bla. Sistema di localizzazione. Ricompense, sì, ok. Come si fa a vedere tutta la mappa? Mantieni per visualizzare le... No. No. Di solito con M? Ok, su. Ok. Strano, ma va bene. La mia posizione, io mi trovo qua. Qua c'è... cosa? Qua le tre missioni che... a raccogliere le varie cose. Io devo intanto... Come si esce? Ok. Devo trovare... Grobid. Troviamo Grobid. Che si trova a destra. Rispetto a Wakfu è un po'... strano. Continuo a dire che è strano. Strano e strano. Però... ok, gente... vera, immagino. Ok... dobbiamo parlare con Grobid. Grobid, salve, anima in cerca di avventura. Se desideri rinfrescarti la gola, sei nel posto giusto. Mi presento, ci parlo e parlo. Non ho idea di quale sia la missione principale di Dofus, dato che su Wakfu c'era tipo la missione all'inizio di sconfiggere Ogrest. E... finché c'è il punto esclamativo vuol dire che c'è qualcosa. Ok. Ok, andiamo dal capitano dei Cherubim. Ok. Che si trova qua, sopra di noi. Dice livello 5, noi che livello siamo? Aspetta, si poteva vedere... ok, l'inventario... altre ricompense che XP e basta. Ok, devo entrare, immagino. E ci sta il capitano dei Cherubim. Mi presento e propongo il mio aiuto. Ok, accetto di essere messo sotto prova. Oh, vai a piangere in un angolo. Cominciamo il combattimento, allora. Lui è tipo livello 3 e io sono livello 2. Qua è strano. Ok, almeno si possono usare i tasti rapidi. Ok, sbagliavo i tasti rapidi anche un po'. E... immagino ci sia anche qui. Se posso attaccare anche tramite? No, oddio cosa sto facendo. No, meglio usare le frecce. No, ok. Ok, i nemici possono semplicemente entrarci. E tecnicamente è un NPC questo. Posso zoomare? Oddio quanto possibile. Non posso vedere le caratteristiche del nemico, tipo. Ok, immagino di no. Vabbè, posso vedere che ha poca vita. Ha 3 di vita. Ok.
Ok. No. Ok, non ho ben presente le prime cose da fare, tipo le missioni principali e queste cose. Ci stanno un sacco di missioni. D'altronde se ce n'erano poche non sarebbe stato bello. E nulla, direi che posso finirla qua. Perché è strano, davvero strano. Siamo all'inizio. Sono... cioè, a parte che fa fatica a leggere. Abbiamo... qua c'è il grano, possiamo, vabbè, farmare. E la mappa... cioè, è strana la dinamica in cui ci si muove nella mappa. Rispetto a Wakfu che... per esempio qui per andare giù, ok. Che... su Wakfu eri sempre al centro, qui invece sei come sull'isola di Dofus. E farò le cose iniziali, come al solito. Magari anche... so. Ok. Ok, praticamente ora che ho letto. Credo che la missione principale di questo gioco... sia diventare o essere pronto per diventare il prossimo guardiano dei Dofus, il che avrebbe anche senso. E nulla, direi che ora che ho capito cosa vuol dire tutto questo più o meno, ad essermi mediamente ambientato. Una cosa che non ho capito perché, cioè, io avevo dei personaggi su Dofus Touch ma qui non ce li ho perché what. E vabbè, nulla. Questo era tutto, quindi iscrivetevi se non siete iscritti, commentate se avete qualcosa da commentare, condividete per supportare e noi ci si vede alla prossima. Ciao!